tutte quante, oggi video dei prodotti finiti di giugno e questo mese ho deciso di fare il contrario degli altri mesi, ovvero parto con i prodotti per il corpo e via discorrendo fino ad arrivare ai prodotti per il make-up. Inizio subito perché sono tantissimi prodotti. Il primo prodotto che ho finito è questo di HM, che era una crema per le cuticole, che non mi è piaciuto assolutamente. Avevo preso durante i saldi di gennaio a 1 euro insieme alla crema per le mani, a uno spingi cuticole e a un prodotto che era stato rubato, io non me ne ero accorta, ovvero avevano tagliato la confezione, l'avevano rubato, io l'ho preso lo stesso perché nonostante mancasse quel prodotto io non so mai, non saprò mai cosa c'era oltre a questa, la crema per le mani. Non mi è piaciuto, non ha fatto niente, la profumazione non mi piaceva, io da H&M non comprerò mai più niente perché ho notato che i prodotti di questa marca non mi piacciono assolutamente. E a saldo l'avevo trovato a 1 euro. Ho finito questa penna della Essence da 4,5 ml che serve per correggere se quando vi mettete lo smalto andate ad applicarlo sulla pelle, sulle pellicine o andate fuori dall'unghia. Mi è piaciuta, ha tre punte di cotone di ricambio più una quarta già in dotazione, costa sui 2,99 euro se non sbaglio e l'ho già ricomprata. Mi piace, fa il suo lavoro, il solvente ha anche una buona profumazione. E dice che comunque è senza acetone con olio di jojoba e vediamo se lo riesco a, perché qua si è cancellata la scritta, olio di jojoba, non c'è scritto altro, non saprei aiutarvi, mi dispiace. E comunque Kirschduft, ma non so che cosa voglia dire perché io il tedesco non l'ho mai studiato. Quindi anche questo finito e l'ho già ricomprato, come avete visto. Ho terminato questo shampoo della Sunsilk. È già il ve l'ho messo storto. È già il secondo o terzo che finisco nel giro di 2-3 mesi. Normale, lo uso intervallandola ad altri shampoo. Questo è quello dedicato al programma di ricostruzione intensiva, se no è con il riquadro arancione, se no c'è anche quello rosso che è dedicato ai capelli colorati, è da 200 ml e dovrebbe costare meno di 2 euro. Comunque ce ne ho ancora in bagno, quindi lo userò ancora. Non è che vedo chissà che sui miei capelli, però piuttosto di niente, meglio piuttosto. Ho terminato delle decorazioni per le unghie, ne è rimasta una, ma la cestino perché non stanno attaccate bene sulle unghie. E non mi piacciono perché non erano, non si attaccavano bene e si sollevavano. Era una forma di fiocco, le ho pagate 1,99 euro in offerta da quel sapone, però non le ricomprerò più se le dovessi trovare. Per farvi capire quali tipi di adesivi erano, io vi lascio giù nel mio info box il mio Instagram che si chiama Derussia Tatti, perché il mio canale si chiamerebbe Derussia Tattoo. Ve lo spiegherò in un altro video perché c'è la Y finale. Comunque è De, tutto attaccato, Russia Tatty, come il nome del mio canale. Lo vedrete da qualche parte, non so se andate a vederla. Ho fatto parecchie foto con degli smalti con questa decorazione sulle unghie. Oggi invece ne ho un'altra che anche questa la vedete su Instagram se vi iscriverete, perché ho Instagram protetto dalla privacy, quindi se non siete mie amiche non vedete le mie foto. Mi richiedete l'amicizia e vi fate un giro. Vedete, sono gli adesivi a forma di fiocco. Sono gli unici. Se vedete con fiori o con cuori non sono quelli, gli unici a forma di fiocco.
dopo sole della Avon Sun Plus After Sun da 200 ml. Come vedete, finito. Aveva la profumazione di cocco e mi ci sono trovata particolarmente bene, idrata. Mi ha aiutato a non spellarmi. Io sono molto soggetta a spellarmi dopo aver preso il sole perché ho la pelle molto chiara e divento rossissima e perdo già dopo, il giorno dopo la pelle. E questo invece mi aiuta a mantenere la bronzatura. Non lo ricomprerò perché voglio provare altro, perché dell'Avon l'unica pecca di questa azienda è che bisogna stare dietro alle presentatrici. Io ogni volta ho sempre problemi con presentatrici perché ne trovo una e dopo nel giro di 2 o 3 mesi non è più presentatrice. E la cosa a me scoccia parecchio. A me piace averne una e portarmela avanti, non dico per 10 anni, ma 2 o 3 anni buona, sicura, senza dover andare in cerca di qualcuno. E quindi questa è buona, se la volete provare io ve la consiglio, non costa neanche tanto, mi sembra sui 6,50 euro. E però varia da catalogo a catalogo, quindi state attente alle offerte che ci sono. Ho terminato un altro shampoo. Questo è della Professional Hair Care della Phyto Relax Laboratories all'olio di argan. Questo l'avevo preso da acqua e sapone a 5,95 euro in offerta. Mi ci sono trovata bene, non ha un inci particolarmente verde, a prezzo pieno si dovrebbe trovare 6 euro rotti o 7 al massimo, e è uno shampoo nutriente per capelli sfibrati e opachi. Io ce li ho particolarmente sfibrati e ho fatto il suo dovere. Mi piace, se finiscono determinati shampoo che ho e non so che cosa prendere e trovo in offerta questo, lo andrei a ricomprare sicuramente. Ho terminato anche la maschera nutriente, sempre della Phyto Relax Laboratories, anche questa l'avevo pagata in offerta 5,95 euro con 250 ml di prodotto, e anche questa ne ha 250, infatti la confezione è uguale, solo che cambia l'erogatore che ha pompetta perché è leggermente più denso la maschera, invece questa è, non dico liquida, però è un gel, quindi viene giù facilmente. Mi ci sono trovata bene, mi lasciava i capelli morbidi, anche abbastanza nutriti. L'inci non è dei migliori, se trovo tutti e due in offerta li prenderò sicuramente, perché se ho shampoo e maschera della stessa casa sono più contenta. Non mi piace fare misti, magari che ne so, lo shampoo di una marca e la maschera di un altro, no. A me piace avere tutti e due della stessa casa, o shampoo e balsamo, o balsamo maschera, avere almeno due prodotti della stessa casa produttrice. Questi insieme secondo me sono fantastici, e poi mi è durato anche tanto, mi è durato 1 mese e mezzo questo trattamento, diciamolo. Mi è piaciuto e se lo trovo in offerta lo ricomprerò sicuramente. Poi dopo ho terminato la crema per i piedi, questa della Yves Rocher, sempre la lavanda, che è una crema nutritiva da 50 ml, non si vedrà mai perché è bianco su viola, chiaro, quindi boh. Questa non mi è piaciuta particolarmente tanto, mi sono trovata meglio con la crema, questa è nutritiva, quella riparatora, però l'ho detto in spagnolo, quella riparatrice, e che è tutta viola praticamente, che non si vede dove vi trovate, invece qua, essendo trasparente, vedete quando va giù il prodotto. Non mi è piaciuto perché comunque il mio piede era sempre secco e abbastanza segnato, con pelle morta, schifi di argomento, lo so, schifo, schifo, schifo. Però insomma questo io non lo ricomprerò più, non, e mi sembra che costi sui 5 euro e qualcosa, però non lo ricomprerò più. Se proprio ricomprerò quello viola che avevo finito nel mese scorso, quindi nel mese di maggio, questo no, non lo ricomprerò più. Poi dopo ho terminato come sempre della Sunsilk, un altro prodotto per i capelli, questa crema modellatrice per i ricci, ricci da domare. Sempre da 200 ml, ve lo faccio vedere in quasi ogni video dei prodotti finiti, ne finisco sempre uno o due al massimo.
Mi ci trovo bene più in inverno però che in estate. Ho notato che col calore io sudo tanto sul cuoio capelluto perché ne ho tanti di capelli. E nonostante io metta questo per mantenere il capello a posto, mi si gonfia ancora di più. Quindi io sto cercando un'eventuale alternativa a questo prodotto. Se avete delle schiume o un qualcosa che mantenga bene il riccio, soprattutto voi che avete i capelli ricci, consigliatemi qualche prodotto di styling perché a me piace avere il capello curato, tenuto bene. Il mio problema è che ce li ho fini che tendono ad andare verso il su. E questo nell'inverno me li aiuta a lasciare un po' giù, invece in estate no, per il calore e per l'umido non riesco. Quindi se avete un consiglio da darmi sarebbe ben accettato e grazie mille se riuscite ad aiutarmi. Allora, ho terminato questa crema che adesso vi tiro fuori anche la sua rispettiva scatoletta che dovrebbe essere questa. Sì o no? Sì, è questa perché questa è quella più chiara della Hydra Solution da 50 ml. È una crema per il viso da giorno. E come vedete è finita. Mi ci sono trovata abbastanza bene perché mi lasciava la pelle morbida, non la ricomprerei più per l'inci e perché secondo me c'è qualcos'altro di meglio in giro. Questa l'ho presa perché comprando crema da giorno, crema da notte, il gel detergente e il contorno occhi mi veniva a costare tutto 16 euro, quindi praticamente 4 euro a prodotto. Di solito lo trovate sui 4 e qualcosa, 3 e qualcosa, insomma dipende dai vari prodotti. Questo l'ho finito e sì, mi ci sono trovata bene con l'utilizzo anche della sua rispettiva sorella crema notte che ho finito anche lei. Ho finito anche lei. Visto, finita. Come si capisce? A parte che avevo scritto N, però vedete. Questa da giorno è più chiara e questa da notte è più scura, sempre da 50 ml. Anche questa l'ho comprata, come vi avevo detto, insieme al kit. Non va usata nel contorno degli occhi perché c'è anche il simbolo qua che vi sconsiglia di usarla nel contorno occhi. E io ci sono trovata bene utilizzandoli insieme. Ma non le ricomprerei più, un po' per l'inci di Avon, che insomma non sono particolarmente bellissimi, però una volta ogni tanto si può fare, basta che non siano sempre. E perché proprio per il fatto delle presentatrici, e secondo me io comunque la crema per il viso voglio un qualcosa che questo non mi ha dato, sinceramente. Cioè, è stato buono. Però si può trovare qualcosa di meglio, secondo me, ecco. E poi dopo ho terminato un'altra penna della Essence, questa gialla, da 5 ml, che è una crema, è un gel per rendere le cuticole più morbide e con la punta dopo si spingono verso l'interno per diminuirle. Questa penna è composta da oli di albicocca e jojoba. Non ho notato nessun miglioramento delle mie cuticole, l'ho notato di più, mi sono impampinata. L'ho notato di più con la crema in gel che vi ho promosso nel video scorso dei promossi e bocciati di giugno, nonostante l'applicatore mi faccia un po' lasciare desiderare il prodotto. E questo però peggio ancora, non mi piace, non lo ricomprerò più e mi sembra che costa come la penna questa rimuovi smalto, sempre 2,99 euro se non sbaglio. Anche qua ha il suo applicatore con la penna a punta in cotone, sì, questo materialino si sa qual è, ma non mi piace assolutamente. Allora, altro prodotto che vi metto è questo sempre della Essence, della linea My Skin, il contorno occhi da 50 ml. Promossissimo, mi è piaciuto, ho ancora la sua scatola
Catolina, sì, se non mi cade, come sempre ogni volta che faccio il video dei prodotti di qualsiasi tipo, questo al cetriolo mi è piaciuto, mi lasciava fresco, mi ha attenuato un po' il nero che avevo qua sotto e dice che è 100% senza alcol e profumo. Per quanto costa? Non so se 2 euro è qualcosa, 3 euro è qualcosa. Io ve lo consiglio questo, molto buono e per il prezzo che ha, per chi non ha tanti problemi di rughe, questo se lo può benissimo provare e usare. Consigliato secondo me perché ha la pelle secca, infatti ho notato un gran miglioramento qua sotto usando questo prodotto e poi mi lasciava molto la pelle fresca perché è un gel molto fresco. E mi dava una bellissima sensazione, mi è piaciuto. Questo è molto buono. Inserisco un ultimo prodotto così dopo faccio l'altro. E l'ultimo prodotto è questo della Procrin, sempre per i capelli, da 50 ml. È per i capelli crespi, sono i cristalli liquidi. Vediamo se si vede. Ok, sperando che si veda qualcosa, dopo me lo riguardo il video. È composto da questo tubetto col suo applicatore a pompetta, è un liquido molto fluido, trasparente, che mi lasciava i capelli morbidi, me li proteggeva dal calore del phon o della piastra e mi ci sono trovata bene. L'ho trovata sui 5 euro e qualcosa da acqua e sapone. Ottimo, ve lo consiglio. L'INCI non è dei migliori, ma non importa. Le protezioni del calore sono comunque tutte composte da elementi chimici o sintetici, quindi ci sta di tanto in tanto, non lo usavo sempre. E qui dice che si può usare sia con i capelli bagnati per renderli più lucidi o con i capelli asciutti per fare in modo che la piastra non bruci tantissimo i capelli. Ovviamente si bruciano lo stesso, però protegge di più il capello, ecco, tutto qua. Buono anche questo della Procrin, insieme ai tubetti quelli arancioni che avevo finito il mese scorso, o 2 mesi, no, 2 mesi fa mi sembra, adesso non mi ricordo di preciso, e promosso, lo ricomprerò, 36 mesi, scusatemi, di scadenza perché è 50 ml comunque, e 36 mesi di scadenza, lo ricomprerò penso da settembre in poi, adesso voglio finire un po' di prodotti. Ok, allora, questi qua ve li lascio per il prossimo video, perché così spezzetto un po' e a tra poco perché lo registro nello stesso giorno. Quindi questo è il primo video dei prodotti finiti di giugno.